un'assemblea pubblica organizzata da circa una trentina di associazioni per fare il punto sulla questione ex Ilva. Molta disinformazione, molte voci, è il momento di contarsi, è il momento di fare chiarezza e quindi, come dire, coram populo davanti a tutti in una piazza, piazza Immacolata di Taranto, per cercare noi di organizzarci e di dare risposte. È il momento anche di parlare delle prossime attività, è il momento anche di parlare del futuro di questa città, che non prevede assolutamente alcun tipo di inquinamento, a cominciare da quello dell'ex Ilva, che vogliono far passare attraverso l'informazione nazionale come un'emettitrice di aria pura. È il momento di rivolgersi alla città di Taranto, ai propri cittadini, per dire basta, esiste una dignità che non può essere calpestata. È il momento di ricordare tutte le persone che a causa dell'inquinamento hanno perduto la vita, i genitori che hanno perso i propri figli, i figli che hanno perso i genitori, i fratelli, in un'ecatombe che dura da 60 anni. È il momento di dire che Taranto, per la sua bellezza, per la sua storia, sicuramente può vivere di altro e sicuramente di Ilva morirà. E allora basta, è allora il momento di dire basta. L'aspetto più inquietante è che i vari governi che si sono succeduti, di qualsivoglia colore politico, parlano sempre di questa maledetta centralità dell'Ilva, intesa appunto come dichiarata strategica dal punto proprio sotto l'aspetto dell'economia nazionale. Ma quale strategicità, se questa è una fabbrica, è una realtà che economicamente è sull'orlo del fallimento e provoca cancro e malattie e morti, nulla di più. Qual è questa strategicità? La strategicità della morte? In una nazione che gli altri popoli del mondo hanno voluto chiamare bel paese, sarebbe strategico puntare tutto sul turismo, sulla storia, sulla ricerca, sull'istruzione. Sicuramente non è strategico puntare su un'azienda fallimentare e che procura morti e malattie anche per i lavoratori. Il punto che è sempre mancato nelle discussioni tra politici e sindacalisti è proprio la dignità del lavoro. Un cittadino che va a lavorare ha diritto a timbrare il cartellino in entrata ed in uscita e tornare a casa dopo aver sperato di lavorare in sicurezza, in salute, in un ambiente salubre, con dignità e con libertà, che sono elementi che in quell'azienda non vengono assolutamente considerati, anzi vengono calpestati. È la dignità del lavoro che noi reclamiamo, è la dignità della vita da cittadini italiani che noi reclamiamo in questa Repubblica che ancora si chiama democratica.